Oh, come va? Vi vedo un po' pandemici. Dai, su con la vita e passiamo qualche minuto insieme. Oggi volevo parlarvi del concetto di panico. Il panico è una sensazione di paura o terrore per lo più collettivo e improvviso, non soggiogato dalla riflessione, che nasce a fronte di un pericolo reale o presunto, portando irresistibilmente ad atti avventati o inconsulti. Il panico generalmente può anche dominare sulla ragione e sulla logica di pensiero, sostituendosi a queste con travolgenti sensazioni di ansia e agitazione frenetica. Quando coinvolge un gruppo di persone si può parlare anche di isteria di massa. Io sto osservando strani accadimenti dopo le ultime dichiarazioni del presidente Conte. Vedo gente per strada con la bocca coperta da qualsiasi cosa. Mi arrivano dappertutto, su Facebook, Instagram, cellulare, chi c'ha il numero mi chiama, messaggi di gente che si prepara le mascherine a casa da soli, con la carta alla forno. Io proprio non capisco. Visto che non sono un Amish, anch'io ogni tanto esco e mi procaccio il cibo. E quindi ieri, ad esempio, sono andato al supermercato. Mi sono guardato intorno ed ero l'unico senza mascherina. Ora, io per 13 anni ho lavorato, e ogni tanto continuo a lavorare, in BSL3, un ambiente a pressione negativa dove si manipolano patogeni appunto di classe 3. Patogeni che costituiscono un serio rischio per la comunità, quindi devono essere trattati in un ambiente particolare. In queste stanze bisogna entrare abbardati, bisogna indossare i cosiddetti DPI, dispositivi di protezione individuale, che consistono in doppio camice, doppio paio di guanti, calzari, mascherina e occhiali protettivi. E in questi anni sono stato anche vittima di qualche incidente e i DPI mi hanno adeguatamente protetto, perché sono stati scelti i DPI giusti per quel lavoro. Oggi vi darò le mie considerazioni sulle mascherine, considerazioni basate sui miei 13 anni di esperienza in BSL3 e su quello che dice la letteratura scientifica, che non fa mai male. Poiché mi è difficile capire quali sono i vostri dubbi, ve l'ho chiesto. Quindi su Instagram vi ho chiesto cosa volevate sapere riguardo alle mascherine e voi mi avete risposto. Iniziamo, Linda Maurizi ci chiede: fare chiarezza sulle varie tipologie e il loro corretto uso, grazie. Sì, ma stai calma. Allora, ne esistono di diversi tipi. Le diverse categorie si distinguono in base all'efficienza di filtraggio. Le FFP1 hanno dei filtri a bassa efficienza. Queste sono adatte per particelle fini e polveri non tossiche. Le FFP2 hanno una maggiore capacità di filtraggio, riescono a filtrare particelle nocive, solide e liquide, e queste quindi proteggono da particelle un pochettino più piccole. Le FFP3 invece hanno un filtro utile a bloccare particelle molto ma molto piccole, anche di dimensioni simili a quelle dei virus e dei batteri. Quindi le FFP3 sono quelle con maggiore potere filtrante. Anna Rigo ci chiede: quante volte si può usare la mascherina tipo FFP3? Dunque, la mascherina FFP3 è un dispositivo cosiddetto monouso, quindi si può utilizzare una sola volta. Lo so, si potrebbe dire, beh, costa parecchio ed è monouso. In laboratorio noi la utilizziamo una sola volta. In più dovete sapere che è certificata per lavorare un massimo di 8 ore. Poi dipende dalle condizioni in cui ci si lavora, perché quello è un filtro, il filtro andrà a intasarsi in base a quello che respiri. Un conto è stare in un laboratorio, un conto è stare in giro per strada. Si intaserà molto ma molto prima. Macondo Express, ma che nomi ci avete? Dove le trovo? Proprio questo è il problema. Non si trovano più in giro. E questo, se non si pone subito rimedio, farà a breve sorgere un problema. Le FFP3, infatti, sono utilissimi agli operatori sanitari, che rischiano di rimanere senza. Quindi noi non dobbiamo sprecarle per fare il giro del palazzo, o in quelle occasioni dove non ce n'è assolutamente bisogno, o solo perché ci abbiamo paura. Cerchiamo di utilizzarle con logica, centelliniamo nell'utilizzo. Samuel, dove posso trovarle e qual è sufficiente per una protezione base? Come sopra per il reperimento. Per un'idonea protezione in un ambiente in cui ci sia un paziente che emette aerosol con una certa carica virale, è imperativo l'uso delle FFP3. Le mascherine chirurgiche infatti hanno uno scarso potere filtrante e vengono normalmente utilizzate per proteggere il paziente dall'aerosol o i fluidi che accidentalmente possono essere dispersi dalla bocca dell'operatore. Pensare ad esempio in un intervento
intervento chirurgico. Queste non sono idonee per proteggersi dal virus, soprattutto in un ambiente dove c'è un'alta carica virale. Può invece indossarla chi sospetta di essere malato, oppure chi va a trovare un paziente che sospetta di essere malato. In questo caso la protezione è doppia, perché ce l'avrà sia il paziente che sospetta di essere malato e sia chi va a trovare il paziente che sospetta di essere malato. Quindi, ricapitolando, le FFP3 possono proteggere un soggetto sano da un soggetto che produce aerosol contaminato. Quelle chirurgiche impediscono al soggetto che produce aerosol contaminato di disperderne grande quantità nell'ambiente. Se mettiamo le FFP3 ad un malato e le chirurgiche ad uno sano, è tutto un caso. Infatti le FFP3 hanno un filtro che funziona solo in entrata, mentre le chirurgiche non sono buone per filtrare dall'esterno verso l'interno. Ma perché? La mascherina FFP1 può essere utile in mancanza della FFP3? La FFP1 è questa. Questa qui. Questa filtra polveri sottili maggiori di 0,02 micron. Il virus in questione misura 160 nanometri. Un micron è uguale a 0,001 nanometri. Te pare saggio? Come non mi pare saggio proteggermi con una surgical mask, ovvero a mascherina chirurgica. Il WHO ci spiega ancora una volta che le mascherine chirurgiche vanno indossate se si sospetta di essere malati. Ovviamente quando in questo video parlo di essere malati mi riferisco a quel virus lì. Oppure se si va a trovare, a portare aiuto, a supportare una persona che sospetta di essere contagiata, che quindi, come abbiamo appena detto, a sua volta indosserà una di queste. Quindi immaginatevi una stanza in cui chi sospetta di essere malato ha questa e chi va a trovare chi sospetta di essere malato ha questa. A quel punto le protezioni aumentano. Io non entrerei mai in BSL3 a lavorare, ad esempio, con il micobatterio della tubercolosi con questa qui. E il Mycobacterium tuberculosis misura 10 micron. Figuriamoci indossarle con un virus che misura 160 nanometri o nanometri. Se invece andassi a trovare un paziente con sospetta infezione che indossa una di queste, allora la indosserei anch'io. Noiz, Benny, come funziona la valvola per la respirazione? Sai come viene filtrata l'aria? Grazie, prego. È un materiale altamente filtrante che in entrata è capace di bloccare aerosol contaminato ad esempio da virus e batteri, mentre in uscita, quando espiriamo, si apre letteralmente. Ecco perché questa non è adatta ad essere applicata ad un malato. Francesco ci chiede: come facciamo a capire noi non addetti ai lavori quando la sua utilità esaurisce? Esistono i cosiddetti fit test, che tuttavia vengono fatti raramente in laboratorio, considerando che queste mascherine sono monouso. Il fit test è un test piuttosto complicato che viene fatto da un operatore verso un altro operatore. Uno dei due indossa la mascherina e l'altro fa letteralmente annusare con la mascherina alcune fialette contenenti alcuni composti. Lo scopo è quello di non sentire odori o sapori. Il corretto esito del test garantisce una buona tenuta della mascherina, quindi una buona guarnizione, e un buon lavoro del filtro. Azzurra Cherry ci chiede: in qualche video fa dici che c'è una tecnica per mettere le FFP3 correttamente. Qual è? Iniziamo da quella chirurgica. Quella chirurgica ha due facce e poi ha un lato maggiore senza ferretto e un lato maggiore con ferretto. Il lato maggiore col ferretto va messo sopra, a nord, mentre quale lato dobbiamo mettere a contatto dalla bocca è facile, perché aprendo la mascherina si forma una sorta di conchetta. In quella conchetta noi dobbiamo mettere naso e bocca. Ma prima di mettere la mascherina è imperativo lavarsi le mani, proprio prima di toccarla. Ok, quindi mi sono lavato le mani, ora prendo la mascherina. In questo modo piego il fil di ferro sul naso, con gli indici non stacco la presa dalla mascherina, vado a prendere gli elastici, porto gli elastici alle orecchie, quindi non ho toccato comunque con le mani la mascherina all'interno, e dopodiché allargo la mascherina coprendo naso e bocca e facendo attenzione che la mia faccia sia guarnita il più possibile, anche se è impossibile farlo perché, come vedete, non guarnisce in maniera completa. Per rimuoverla, prendere gli elastici dietro le orecchie, prendere la maschera senza toccarla sul fronte esterno e buttarla in un secchio chiuso. Indovinate un po'?
rilavatevi le mani. Per quanto riguarda l'FFP3, il modo corretto di metterla è questa. L'FFP3 all'interno contiene una parte con guarnizione più evidente e sempre il solito pezzo di fili di ferro che andrà messo sul naso. Quindi facciamo mettere la mascherina indossata in questo modo, un elastico andrà sopra e un altro elastico andrà sotto. Dopodiché andate a piegare il fil di ferro sopra il naso in modo da guarnire il più possibile, e questo infatti guarnisce il più possibile, in più ha il filtro davanti. E chi ha la barba potrebbe notare uno slittamento della mascherina, chi ha gli occhiali, se l'occhiale vi si appanna è perché la mascherina non è messa bene. Per toglierla prendete gli elastici, non toccate assolutamente la mascherina sul lato frontale e buttate la mascherina in un secchio chiuso. Anche in questo caso vi dovete lavare le mani prima e dopo, in quanto se questa mascherina voi la utilizzate per proteggervi da un agente biologico, dovete considerare questa parte della mascherina inquinata da quell'agente biologico. Vedo lavare le mascherine con l'alcol o simili, si possono lavare davvero? E sì, noi siamo scemi in laboratorio che ricompriamo ogni volta. Non si possono lavare. Le mascherine nascono per essere monouso e ci sarà un motivo. Il materiale infatti si usura già così non lavandole, figuriamoci lavandole. Come ho detto prima, se tenti con i DPI di proteggerti da qualsiasi pericolo biologico, dovrai considerare i DPI inquinati da quel pericolo biologico. Se le usi e le riutilizzi ancora e ancora, allora dovrai considerarle altamente inquinate. Inoltre potresti essere tu il soggetto contagiato. A quel punto la tua mascherina sarebbe una casetta ambulante in cui alberga una bomba atomica virale. Guido ci chiede: io non le ho, sbaglio? Secondo le istituzioni potresti averne bisogno qualora avvertissi i sintomi riconducibili ad un'infezione di quel virus lì, oppure per assistere qualcuno con sospetta infezione. Sia le istituzioni e sia le pubblicazioni scientifiche riportano chiaramente che se tu stai bene non hai bisogno di una mascherina. Inoltre, quello che spiegano ai corsi di sicurezza una volta che si entra in un laboratorio è che indossare un DPI, un qualsiasi DPI, quindi un dispositivo di protezione individuale, abbassa l'attenzione su altri pericoli. Ad esempio, indossare una mascherina, anche un FFP3, ci dà un falso senso di protezione rispetto ad altri pericoli, come ad esempio il toccarsi gli occhi con le mani potenzialmente sporche. Ieri, ad esempio, al supermercato ho visto tante persone con questo tipo di mascherine che però se le sistemavano perché probabilmente non erano abituati a portarle. Per sistemarle si toccavano gli occhi, la faccia, e questo è un pericolo. Paoletta ci chiede: se le avessero rese obbligatorie per tutti dall'inizio, forse un po' meno contagi ci sarebbero. Parli come Yoda. Se le avessero rese obbligatorie dall'inizio, sarebbero andati contro principi scientifici e soprattutto sarebbero andati contro i principi del buon senso, in quanto probabilmente adesso sarebbero terminate anche nelle rianimazioni, nelle terapie intensive. Fattibile farle in casa, hanno scadenza, mascherina con la carta da forno, mi è stato consigliato, è possibile farle in casa, ormai sono introvabili. Oh! Invece di dire siamo alla frutta, oggi dirò siamo alla carta da forno. Ma ve pare possibile a voi? Io non so chi sia il pazzo che ha messo in giro sta storia, però famo una prova, tenterò di convincervi con la pratica. Questa è carta da forno. Se voi la appoggiate su una bocca e tentate di respirare, non passa l'aria. Inoltre, questo è alcol, vedete? Non cola. Insomma, non passa l'aria e non passano i liquidi. Insomma, non passa anche... Questo significa che se noi ci autocostruissimo una mascherina del genere, l'aria passerebbe ed entrerebbe da sopra, da sotto, dai lati. E allora? Ma che protezione è? In più c'è un pericolo, non per voi, ma per gli altri. L'aerosol che si forma qui dentro, quello emesso dalla vostra espirazione, viene trattenuto formando una sorta di condensa e potrebbe scivolare verso il basso. Potreste così letteralmente sbavicchiare, ad esempio sul rullo della cassa di un supermercato. E se siete contagiati? È come avere un fazzoletto impermeabile perennemente poggiato sul naso e bocca. Assolutamente non idoneo. Ma poi scusate,
Mentre lo fate, come lo igienizzate? Vi state, tra le altre cose, mettendo sul naso e bocca un qualcosa di non igienizzato, che magari è stato appoggiato su un piano contaminato da qualsiasi cosa. Non è che esiste solo quel virus lì, eh? Insomma, il panico fa spesso fare alle persone cose strane. E questo mi sembra proprio il caso. Il contrario del panico è la calma, che si raggiunge con un certo grado di consapevolezza. Vi sentite più consapevoli adesso? Se questo video vi è piaciuto, commentate con la frase: con la carta da forno ce faccio l'arrosto. E intanto noi andiamo a fare le patate.